Buon accoppiato a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di una serie, anzi una miniserie che dura praticamente un'ora e mezza dal titolo Ghoul. Ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e l'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Allora ragazzi, quando sento parlare di film e serie indiane, perché di questo stiamo parlando, di una miniserie indiana, mi viene sempre in mente i film di serie B e trashissimi si dice. Vabbè, quei film di merda che sono stati anche recensiti da YouTube. Ergo, non riesco mai a prenderle sul serio, sinceramente. Però ho detto, diamogli una chance a questa miniserie di Netflix. Anzi, non è stata prodotta da Netflix, ma è stata pubblicata da essa. E vediamo un po' se può essere anche simpatico. Quindi Netflix ha fatto uscire questa miniserie indiana, che è anche un horror, intitolato Ghoul, che devo dire mi è piaciuto molto, veramente molto. E essendomi anche visto Tokyo Ghoul, bene o male sapevo che cosa fossero queste entità, però qui è completamente diverso. E la miniserie si vede in meno di 2 ore come se fosse un film, ovviamente, perché sono solo 3 episodi da 40 minuti e forse per come finisce potrebbe anche esserci un sequel, o forse non credo, vabbè, dipende anche da quanta gente se lo vedrà, sicuramente Netflix fa sempre questi calcoli. Quindi, come ripeto, a me è piaciuto molto come horror e lo consiglio fortemente a chi piace questo genere, anche abbastanza splatter e di forte impatto visivo. Il ghoul è un demone della tradizione e mitologia esoterica araba. Esso è un'entità maligna del folklore musulmano che si dice più antico dell'Islam stesso. Un mostro che, una volta invocato e assegnatogli un compito tramite un rito, divora le carni dei suoi nemici e ne assume le sembianze fino a missione compiuta. Ora vi faccio una trama sintetica, molto sintetica. Praticamente, in un futuro prossimo, dove l'India è ormai soggetta alla nazionalizzazione e alla militarizzazione, e la tirannia impedisce al proprio popolo di istruirsi. Quindi impedisce anche di pensare con il proprio cervello e abbracciare qualsiasi fede non sia propria della nazione e dell'attuale governo anche, additandoli come terroristi se facessero il contrario di quello che gli è stato detto. Nida Rahim è una cadetta dell'esercito specializzata in interrogatori. Nida viene inviata quindi in questa base che è specializzata proprio in interrogatori, molto più simili a torture comunque, perché ne vedremo veramente delle belle. Il suo obiettivo è quello di torchiare Ali Said, capo della ribellione, ma seduto ed incatenato davanti a lei, purtroppo non troverà un semplice uomo. L'idea di base di Ghoul e della sua ambientazione non sono male. La fotografia è una delle cose che in questa serie funzionano alla perfezione, perché ha luci gialle, l'ambientazione è molto lercia e trasandata, e i militari sono plagisti e anche abusatori, ci sono le urla e i lamenti. C'è praticamente di tutto. Secondo me la protagonista è molto molto brava, e un pochino di meno magari le comparse intorno a lei, ma nessuno fa veramente schifo come siamo abituati con gli stereotipi degli attori indiani. I dialoghi, ragazzi, forse sono migliorabili, come anche la colonna sonora, che a volte è assente proprio nei punti in cui in realtà dovrebbe veramente martellare, ma non se ne sente da veramente una grossa mancanza. Perché io sono fatto così, devo per forza cercare le cose più negative anche in qualcosa che mi è piaciuta tanto, perché sono fatto così purtroppo, e non è che posso sempre elogiare qualcosa senza mai trovarne un pizzico di critica. Io non so che cos'altro dire, e quindi questa recensione sarà veramente cortissima, ragazzi, sinceramente, perché alla fine non so che altro dire. È un film ben strutturato, è un horror con molti cliché dei soliti film horror, ma ci sono anche alcune scene chiamate, sinceramente, e un finale che bene o male io mi aspettavo. Però il film è molto godibile. Io lo chiamo film perché dura un'ora e mezza, ma è una miniserie. L'ha tagliata Netflix, in realtà era un film, era stato creato per un film. Poi Netflix c'ha sempre quelle cose che vuole serializzare un po' tutto, e quindi tac tac tac. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, non vi drogate, ciao!